Una delle avventure paranormali più assurde di sempre è andata completamente persa. Benvenuti in un nuovo video, sono Gianmarco featuring le mie sisters. Ciao! Siamo le Charlie's Angels. Sorella segreta e sorella famosa. E non so se vi ricordate, ma abbiamo fatto una sfida un po' di tempo fa dove mangiavamo 150 pezzi di sushi. E mi sembra che qualcuno è stato un perdente. Loser. È stato molto tragico, anche perché il giorno dopo tutti quanti mi prendevano in giro. Poverina. Ti sarei sentita un po' a caso? Sì. Non avete neanche la minima idea di quello che ho pensato. Ho detto a loro semplicemente: tenetevi libere a pranzo perché ci sarà una sfida mangiareggia. Sfida pizza. Piadina challenge. Bella quella lì, però ci possiamo pensare. In realtà facciamo la sfida McDonald's. Boom! Ma sei fulminato? Dai, già mi ero appena iscritta in palestra. Vai, si parte allora. Andiamo a prenderli al McDrive. Ma per me neanche te li fanno. E raga, quindi cosa ci stiamo passando davanti adesso? Sono agitatissimo. Siamo arrivati. È lui! Adesso non vedo l'ora di andare al McDrive e sconvolto. Questo è uno dei giorni più belli della mia vita. Secondo me ti guarda male e ti dice... Salve, sono Dana, prego, ordini pure. Ciao, ascolta, io vorrei 100 McNuggets. Sì? E 30 cheeseburger. Ok. E mi poi... Hai detto 30? Sì, 30. Volete qualcos'altro? Ma io direi zero. Volete salsa, ragazzi, con i nuggets? Beh, sì. 15. Maionese, acrodolce, kesha, così. Fai 5-5-5, boh. Sì, 5-5-5. E poi 3 Coke Zero grandi, perché così stiamo più magri. 99, ultimo sportello, grazie a voi. Ok, grazie. Scusa, che idea malsana è di ordinare 30 cheeseburger? Così per dare un po' di brio, oltre a quelli anche 10 cheeseburger a testa. Ah, sento già il profumollo. Oh mio Dio. Ok. Oddio. Ho preso un sacco. Ok, grazie. Grazie. Ma le zero? Dentro quella borsa lì. Ok, grazie. Ciao. Io non ho mai visto questa dimensione di borsa del McDonald's. Aiuto. Cioè, guarda che roba. Bellissime, sono come delle shopper di Zara. Ecco, ho portato la pappina. Madonna, pesa tantissimo. Te l'ho detto io. Secondo me siamo dato dei gadget. Ragazzi, non mi si vede neanche qua dietro. Abbiamo comprato un sacco di roba, ho abbondato. A un certo punto ho cominciato a dirle anche questo. Prendo tutto, acquisto. Stava delirando. Facciamo l'unboxing. Guarda che bel sacchettello che no, ci porta. No, raga. I paninetti, qua ci sono i paninetti. Cioè, facciamo tipo un bouquet di panini. Ma che bell'X. Oddio. Oh, mamma. No, raga, no, devo fare una cosa. Cosa? Tipo la prova del fuoco. Quante salse! No! Mio Dio, no, cioè, raga. Incredibile, raga! Fanno tanta sogno. Impressione messi così. Sì, io pensavo che fosse poca roba. Abbiamo 100 McNuggets e 30 cheeseburger, raga. Questo vuol dire che fuori. Insieme vengono 50 robe a testa. Quindi, siete emozionati? Io un po'. Sono io fame. No, raga, cioè, io... guarda salsette che abbiamo. Cioè, io questa salsa piccante. No, raga, io qualche giorno fa ho scritto che non avrei più mangiato McDonald's. Dai, io troppo famella. Io inizio. Allora, la sfida, come sempre, è chi ne mangia di più. Dopodiché, per il perdente, ci sarà una penitenza. No, cin cin comunque. Sbaglio, te dovevi cominciare tipo una dieta. Tipo... Ah. 3 anni fa. Speriamo che la mia dietologa non veda questo video. Raga, hanno 300 calorie ciascuno. Sei matta. Leggi qua. E queste? Non voglio più farle. No, non dirmelo. Raga, questa è la mia salsa preferita nella vita. Salsa agrodolce. Io le adoro.
Ma è buona. Pazzesca. Da cosa sa? Allora, l'odore e l'aspetto sono sceni, te lo posso dire. Ma sì, sai che non si giudica mai un libro dalla copertina tipo il tuo. Ma il mio è bellissimo anche nella copertina. Non ce la fa. Ma raga, tutta questa roba è mia. Sono da miele. Allora, mangiatela tua. Ti posso dire che io non gli avrei dato un euro sti hamburgerelli? Non mi ascoltate mai. Pazzeschelli, veramente. La tua tecnica è sbagliata, però. Ti gonfia in pancia. Sta tornando con la scienza. Come mai? Secondo che logica? Dimmelo. Perché questo pane qua assorbe i succhi gastrici e si gonfia. Quindi tu, molto prima di me, sarai sazio. Io spero che questa roba qua abbia un fondamento scientifico. Certo, perché porca vacca, hai sputato ovunque, che schifo. Io? No, lei. Te, in un futuro, il libro ce l'hai già pronto. Cioè, potresti fare la storia della mia saggezza e metteresti tutte quante le tue teorie. No? Venderesti anche, secondo me, a qualche mentecatto, però qualche mentecatto lo comprerebbe. Te, invece, se dovessi fare un libro, probabilmente sarebbero dei disegnini. Ma cosa dici? Guarda che sui temi parlo sempre di bene. Le cornicette. Io, tra l'altro, ho il tuo primo libro. Il tuo diario segreto. Ce l'ho ancora. Mio Dio. Com'era? Spritz. Cara Spritz. Avevo già una pelle talcolizzata. La Gloria aveva un diario segreto. E il suo diario era una persona. Cara Spritz. I temi principali erano: i miei fratelli sono delle merde. I miei fratelli mi picchiano. I miei fratelli mi odiano. Nessuno mi ama. Però effettivamente. Comunque, diario di una bambina depressa. Devo dirvi un segreto. Ah. Io, quando mi arrabbiavo, andavo sotto al letto. E sapete che ci sono le bande, quelle di legno, no? Le aste. E mi mettevo a scrivere. Se adesso voi girate il mio letto, c'è scritto tutte le peggio cose su di voi. Eccola! Il tutto firmato Anna Montana. Perché io. Ma perché? Su Disney Channel facevano i concorsi. Incontra Anna Montana qua e là. Manda il tuo video. Ah, è vero. Gianmarco mi ha fatto il video che cantavo la sigla, raga. Una cosa obbrobiosa. Dai, faccela qua così, uno spezzone. Vai. You got the best power. Non so le parole. Ci siamo anche arrabbiati perché non l'hanno presa. Ma te hai mai partecipato a qualche concorso? Una volta sono andata a fare un provino a Milano. Guess my age. Non ti hanno preso? No, perché mi mostravano le foto delle persone e dovevo dirgli quanti anni avevano. Ma dalla foto non puoi capire bene. Beh, insomma. No, non è vero. Cioè, anche tu dalle foto puoi sembrare un diciottenne. La realtà è ben diversa. Ne ho 17. Hai 47 anni. Raga, io vado col secondo qua perché mi sto stufando di queste nugget. Io l'ho già mangiato il secondo. Mi devo ancora mangiare il primo, infatti vincerò. No. No, perché questo vale di più. Ah, che valgono di più, No, non l'abbiamo detto. Adesso. Scusa. Abbiamo 100 nuggets e 30 panini. Ovviamente i panini devono essere equipollenti. Un nuggets vale un nugget. Raga, arriva un panino, quanto vale? 3 nuggets. In base a che logica. Ce ne sta 2. Tanto pieno. Sto arrancando. Anch'io. Abbiamo tipo 29 panini. Lo facciamo. Ha finito un pacco. Che sboldra. Che cicciosa. Io ne ho ancora un po', però ho finito 2 paninelli, Cosa hai detto prima, che ti piaceva questo qua? Sì, non è male secondo me. C'è da togliere il cetriolo dentro, che è osceno. No, che scrivo tutto. Oggetto del male. Ah, il cetriolè. Ho finito la scatoletta! Mi sa che sono quello con più in vantaggio io. Com'è che faccio sempre la parte? C'è un vantaggio di un panino nei miei confronti. Non è vero. Eh sì. Vero, amica? Io ho mangiato 2 paninette. 2 paninette e una scatoletta. Che infame, sei lì che gliela dai il cane. Anche tu muoviti a venire qua, sdichiamo. Fai finta di non vedere. Raga, mi sa questo è l'ultimo che io mangio. Oh, sai che mi sento tipo il batticuore. Il fartello. Quindi adesso diventerà Burger Challenge e finita male. Sai se il finale veramente siamo noi che andiamo in ospedale con te in barella che vai bum 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 bum. Aiutatemi. Finito! Sto per vomitarti. Aspetta, cosa hai mangiato? 3 panini. Non ne posso più. Aspetta, ti sto per raggiungere. Secondo me ce la dobbiamo sfidare ancora. Chi vuole essere milionario? Tu, cosa hai mangiato in definitiva? 3 panini e 14 nuggets. 2 panini e 23 nuggets. Però quindi io siamo te pari, quindi ce la sfidiamo ancora a domande. Avremo 5 domande. Ogni domanda corretta, ogni. Ehi, cosa stai facendo?
mangiato. Se rispondi correttamente, è come se avessi mangiato un panino. Esatto. Quindi te lo metti qua. Se rispondi sbagliato, devi dare indietro un panino. Esattamente. Allora adesso, raga, qua vedete il nostro punteggio comparire: 29, 29 e 25. Prima domanda: che specie di animale è Zero, alleato dal malvagio Edgar Hector in Aereo the Acrobat? Pappagallo, colibrì, topo, scoiattolo. Ma che cazzo lo so? Non ne ho idea. La mia risposta è topo. La mia è colibrì. La mia è scoiattolo. E la risposta corretta è... C'è! Scoiattolo! Acrobat, secondo voi che cacchio vuol dire? Guarda, è sicuro uno scoiattolo. Ma... Bat è pipistrello acrobatico, quindi voi non sapete niente. Gli scoiattoli sono anche detti così. Vabbè, quindi perdiamo un panino. E io ne guadagno. Il castello di Pubol in Spagna era la residenza di un artista surrealista che divenne marchese di Pubol nel 1982. Chi è? Salvador Dalí, Paul Gauguin, Jasper Johns, Peter Blake. E la risposta corretta è... La luna è... Aspetta! Una stella, un satellite, un meteorite, un pianeta. Raga, non lo so. E la risposta corretta è... Satellite! Quale di queste isole è situata nell'oceano Atlantico? No, queste non le so. Tahiti, Tasmania, Taiwan, Tenerife. Io ho scritto Tahiti. Io Tenerife. Anch'io Tenerife. E la risposta è... corretta è... Tenerife! Tahiti, ma aspetta, era proprio quella che avevo scritto. È proprio là. Guarda che Tahiti è là. Cioè, più in là. Qual è il nome di questo paese? Sudafrica, Ossetia del Sud, Repubblica Ceca o Bangladesh? Non ho idea. Veramente non lo sai? No. Io ho messo Sudafrica, voi cosa avete messo? Sudafrica. Ah, ok, benissimo. Ma là cos'è questa, l'Africa? Questo è il sud dell'Africa. Ma scusa, pensavo fosse il nome di un paese. Ma che paese? Sudafrica! Là. Già, ma ho perso, mi dispiace. Aiutatemi. Ho perso! Ah! Io non ci credo che ho perso. Sono quello che ha mangiato di più e ha perso. Perché nella vita la ruota gira per tutti. Sapete l'ultimo video Sushi Challenge? Ecco, avevo detto: se mio fratello perdesse, vorrei fargli bere Coca-Cola e caffè senza cannuccia, perché lui si sbianca sempre i denti e questi due prodottelli mancherebbero i suoi dentelli. Ma la combo caffè e Coca-Cola, guarda che è malefica. Ma che tanto caffè è questo? Cioè, questo qua pensavo che fosse la Coca-Cola. Ehi, non devi fare in modo di non... Bere con i denti appoggiati al bicchiere. Sì, dagli così. Guarda. Dai, no. Sì. No, sì, non sì. Posso. Io vivo della mia immagine. Non mi interessa. No, bene. Ragazzi, sta barando. No, non sono soddisfatta. Neanche io. Un'altra penitenza. Ma cosa un'altra penitenza? Sì. Mamma. Devi dare un bacio alla Tosca. Tipo, questa qua mangia le cacche dei gatti. Dagli un bacino. Ma mangia le cacche dei gatti. Dagli un bacino. Guarda questa bestia, guarda la mia. Oh santo Dio. Basta, io vi denuncio, va bene? Anche te, ti denuncio tutti quanti. Chiamata. No. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Anche due. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video ogni martedì alle 15, ogni sabato alle 10:30. E tutto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande e al mio prossimo video. Ciao! Ciao!